Questa sera è la volta di Mauro Cozzi, è un architetto e insegna storia dell'architettura al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di Firenze e attualmente insegna anche alla Scuola di Ingegneria e tiene anche un corso di storia del design all'ISIA, all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. Bene, ringrazio dell'ospitalità, ringrazio della presentazione. Aggiungo che recentemente mi sono occupato di un volume sulle rampe e anche di altre cose su Poggi, per cui forse diciamo sono dei titoli che afferiscono al discorso di oggi. Discorso di oggi che io ho incollato, ho fatto un fisico copia e incolla di pezzi, di appunti, di roba del genere, perché il discorso di oggi, parlare di Firenze Capitale, è un discorso abbastanza complesso, soprattutto è complesso, diciamo, chiudere il discorso in un'oretta, quanto penso debba durare questa cosa e forse anche la pazienza di chi ascolta, diciamo chiudere in una chiacchiera questo discorso, perché le cose da dire sono veramente tante. Si potrebbe sintetizzare una straordinaria densità di avvenimenti collocati in un tempo straordinariamente breve, tutti avvenimenti uno addosso all'altro. Questo anche, diciamo, in una storia millenaria di Firenze è un dato che colpisce. Troppe storie. Io pensavo di seguire un filo raccontando, tenendo il filo di Poggi e tenendo il filo della città, ma di diramare tutta una serie di schegge, magari di accennarli appena, che hanno a che fare con la capitale a Firenze e che si situano per l'appunto in questo quinquennio o poco più che riguarda questo tema. E comunque troppi libri, troppi scritti, anche limitandomi ai fatti edilizi, sono quelli che conosco un pochino, insomma, di più del resto, fatti edilizi e urbanistici, una marea di documenti, editi naturalmente, ma anche inediti, sparsi in ben 9 archivi cittadini, ma anche in altri archivi italiani e perfino all'estero. Spesso si tratta di documenti di lavoro, per esempio preparati dall'ufficio d'arte del municipio, che come vedremo si occuperà più che altro della parte centrale della città e non dell'ingrandimento, preparati da Poggi e dal suo studio, e non uno studio folto come potete immaginare di collaboratori, da singoli professionisti anche di spicco, perché si può subito dire che contemporaneamente a Firenze Capitale ci sono altri personaggi, altri architetti di prima grandezza. Pensate solo per esempio a Giuseppe Menconi e all'operazione dei mercati fiorentini, particolarmente quello di San Lorenzo, con tutta la bonifica dei camaldoli. E il mercato di San Lorenzo è il più grosso dei mercati italiani di quel momento, c'ha una storia tutta sua, fra l'altro l'AIPAI, la rivista dell'archeologia industriale, proprio di recente ha dedicato un numero tutto ai mercati. Pensate al Vino, per esempio, il più importante architetto napoletano di questo momento. Pensate al Cipolla, l'Antonio Cipolla, lui sì che era esperto di ferrovie. Pensate per esempio a Matas. Matas è passato alle storie per via della facciata di Santa Croce, bella, uno dei completamenti in stile più interessanti italiani, direi, senz'altro. Falcini, un architetto di grande qualità che mi interessa particolarmente. Ecco, questi ultimi, a meno di Menconi, tutti coinvolti in quel turbinio che trova proprio contemporaneamente alla capitale il suo clou. I 3 concorsi internazionali per la facciata del Duomo si svolgono contemporaneamente ai grandi lavori per Firenze. E qui mi ha sempre incuriosito una cosa: mentre questa storia della facciata del Duomo, questo nubifragio di coglionerie, si potrebbe dire, con Diego Martelli, usò questo termine e parlò di opera di cioccolatieri a proposito della facciata finita, ecco, è curioso, perché se uno guarda i giornali quotidiani di allora, mentre la facciata suscita alluvioni di inchiostro, i lavori per la capitale, così che pure si rifà un'intera città, non suscitano dibattito. Questo forse non a caso. Ciascuno di questi autori
potrebbe diramare storie di grande interesse, compreso Falcini, che insomma non solo le poste reali, il cimitero di San Miniato e tutta una serie di cose assolutamente interessanti che si concretizzano proprio negli anni della capitale. Ma l'eroe di giornata, naturalmente il protagonista, è Giuseppe Poggi. Giuseppe Poggi che rispetto ai suoi contemporanei non si considerò un virtuoso della composizione. Lui non si riconosceva questo talento, tant'è vero che fu nominato accademico del disegno solo nel 1877 a cose fatte, dopo che lui appunto aveva ridisegnato la città. E non era nemmeno un grande disegnatore, perché per esempio le cose, le immagini di Poggi che noi conosciamo sono più che altro frutto del pittore Sanesi, che a un certo punto piglia gli appunti di Poggi e poi li congegna in quadri, in prospettive e via dicendo, no? Oppure per esempio quando le 54 tavole che illustrano l'emissario, lo vedremo dopo, non le fa lui, le fa fare a un suo collaboratore. Non era a rigore architetto e neppure ingegnere, maturò diciamo tutte e due queste qualifiche sul campo, perché solo un prescritto granducale precedente l'autorizzava a questi lavori, ma non aveva frequentato l'accademia. Era figlio di un notaio, che aveva una villa fattoria a Bagnaripoli, quindi era bene annese economicamente parlando. Aveva un fratello, Enrico, senatore, uomo politico molto molto influente, e quindi per censo, per famiglia, per i rapporti che lui aveva grazie a questa famiglia instaurato con la classe dirigente fiorentina, con l'aristocrazia, la borghesia più eletta, per i viaggi all'estero che lui aveva fatto in due riprese intorno al 40 e poi intorno al 60, insomma in qualche modo si potrebbe dire che era un predestinato a ricevere questo incarico, e questo dato è interessante, come è interessante il fatto, non troppo provato dai documenti, ma diciamo così ragionevolmente probabile, che lui a questa storia della capitale ci pensasse parecchio da tempo, perché non si fa in tre mesi il progetto di una capitale, quindi insomma tutta una serie di elementi che lui doveva aver messo a fuoco nei tempi precedenti, prendendo da varie situazioni, dai viaggi, da altre cose, anche da tutta una serie di sopralluoghi che credo lui avesse avuto modo di fare. Nonostante questo impegno, sia in vita sia anche dopo, ne ricavò molte amarezze, ma anche nel seguito una serie di critiche che sono state rivolte a lui, al suo piano, eccetera. Ecco, questo è un pochino il basso continuo del mio discorso di oggi, perché i tempi sono maturi per ribadire, che non sto dicendo certamente delle novità, ma per divulgare, per condividere, diciamo, un pensiero diverso su Firenze Capitale, su Giuseppe Poggi, un pensiero diverso da quello che si trova nelle storie dell'architettura e dell'urbanistica più accreditate, come poi vedremo, anche negli studi locali di storia urbana, specialmente quelli degli anni 60 e 70, insomma, le critiche assolutamente abbondano, come credo molti di voi sapranno, su Poggi e sul Firenze Capitale. Una inversione di pensiero che non è cosa di ora, ha trovato diciamo il suo primo alfiere negli anni, all'inizio degli anni 70, la nota monografia di Franco Borzi, che è giusto del 70, e poi un discorso che con Borzi e con i suoi è proseguito per i successivi 50 anni, fino a che si è compreso meglio, diciamo così, la gran quantità di temi che hanno riguardato Firenze, il ridisegno di una città che solo da poco si era riavuta, diciamo così, da una stasi secolare. In fondo negli anni 50 dell'Ottocento l'onda lunga della peste del 1348 ancora, in un certo senso si avvertiva su Firenze, no? Una città alla quale era piombata addosso l'onore e l'onere d'essere la capitale del nuovo Regno d'Italia,
onore e onere, una tazza di veleno, come si disse anche allora, e certamente una capitale temporanea, cioè si sapeva che Firenze non sarebbe stata la capitale definitiva d'Italia, questo era, lo si trova chiaramente espresso, eccetera eccetera, nessuno pensa questo, però si pensava che questo temporaneo corrispondesse a quattro lustri, corrispondesse a una ventina, venticinquina d'anni, questo il tema di fondo, no? Stante il Papa a Roma, stante gli accordi che c'erano stati a Parigi, ma non erano previsti appunto i grossi calibri della Krupp, il fatto, qui ci ho messo una fotografia tanto per dire, e le conseguenze che i grossi calibri della Krupp e la disfatta francese porta, diciamo, anche su Firenze. Che si fosse scelto Firenze, tutto sommato, è abbastanza logico, perché Torino era poco baricentrica, francamente era troppo poco baricentrica, troppo vicina alla Francia, troppo savoiarda. Milano nemmeno andava bene, perché era ancora sotto l'influsso di Vienna e poi era troppo vicina all'Austria. Napoli nemmeno andava bene, perché pur essendo la città più popolata d'Italia, non era difendibile dal mare, perché a un certo punto una flotta poteva tranquillamente prendere e conquistare la capitale, no? E quindi Firenze, per assolutamente meriti solidi da un punto di vista culturale, da un punto di vista di arte, talenti altrettanto solidi da un punto di vista della massoneria, e anche appunto per il ruolo che i politici toscani avevano avuto. D'altronde c'è un'altra cosa abbastanza fra le cose che capitano l'una addosso all'altra, non solo un collegamento fra Firenze e Livorno, cioè la questione ferroviaria, giusto a proposito di ferrovie, la questione ferroviaria, la Leopolda, la Maria Antonia, le due ferrovie già aperte da una dozzina d'anni, ma ora il giusto inaugurata, me lo sono scritto, il 2 novembre del 64, quindi proprio praticamente addosso a questo, si apre la Porrettana con queste gallerie elicoidali che l'ingegner Procia aveva diciamo così progettato dentro la montagna pistoiese. Porrettana voleva dire collegamento col nord Italia, tant'è vero che quando, dopo i moti di Torino, il re arriva a Firenze, arriva in treno, chiaramente, no? Non solo, ma la Porrettana, diciamo, si apre la Porrettana, ma dietro la Porrettana c'è anche il progetto di collegare Pistoia con Empoli, e quindi collegare, diciamo, attraverso questa via centrale toscana, collegarsi praticamente con la ferrovia che avrebbe portato a Roma. Poi dopo si scelse la via di Arezzo, ma insomma questa questione ferroviaria certamente è un elemento da tenere presente. Certo, al di là di queste cose, era una città tutta da rifare. Se per una capitale provvisoria c'erano un sacco di conventi, ci si preparava le leggi eversive dell'asse ecclesiastico cosiddetto, e quindi espropri dove collocare i ministeri. Se a un certo punto al Re Vittorio, tutto sommato, quel palazzetto Pitti col giardino sul retro non gli stava male, tutto sommato era abbastanza elegante, forse meglio, più elegante di quello che lasciava a Torino. E naturalmente il problema era quello di alloggiare tutta una marea di impiegati che da Torino calavano a Firenze con le famiglie, circa si stimava 20.000 persone, e poi non solo, una capitale si portava dietro per affari, per varie situazioni, commerci, servizi, eccetera, eccetera, tant'è vero, per farla breve, che Firenze dal 61 al 71, quando si fanno i censimenti, passa da 150.000 a 200.000 persone, quindi questo anche fa capire che è una città da rifare, da adeguarla anche non solo come contenitori, che ci si alloggiassero le persone o le strutture, ma anche da rifare dal punto di vista igienico e sanitario. E qui si potrebbe aprire per esempio un'altra scheggia, per esempio la storia dell'acqua nell'Ottocento, per esempio la questione
della nascita dell'ingegneria sanitaria, i primi movimenti dell'ingegneria sanitaria datano proprio a questi anni e, come vedremo, questo profilo nella Firenze di Poggi, nella Firenze di Barellai, il suo amico medico, è un profilo che Poggi avrà parecchio presente, tant'è vero che a fronte della città di sopra c'è anche una città di sotto. Per esempio, questo è uno di quelle 54 tavole dell'emissario che dicevo prima, l'emissario settentrionale, perché ce n'è anche uno di sotto, un emissario, tutto un sistema fognario che parte praticamente, se scendete dalla, c'è una porticina in piazza Beccaria nella porta, si scende sotto e vedete si arriva praticamente fin qui, un lavoro gigantesco 10 metri sottoterra, e ci sono 54 tavole all'archivio di Stato che punto per punto documentano questi grandi lavori rischiosissimi, perché quando Poggi va a scavare per esempio in Via della Colonna, dove c'è un altro ingresso, e si scende e scopre per esempio che fra Via della Colonna e via l'attuale Cesare Battisti l'Accademia non c'ha fondazioni, insomma ci sono tutto un sacco di lavori da fare, non mi dilungo su queste cose. Il ritratto di Poggi è anziano, quella che è conosciuta come manca la leggenda laterale, che non ho messo perché sennò non si vede nulla, è la prima versione dell'aprile del 65 del piano. Notate bene che novembre 64 si decide la capitale, quindi insomma il discorso che facevo prima sulla rapidità, una foto di genere sui bersaglieri a Porta Pia, una cartina del 1870 e un pochino successiva rispetto a quello che si è detto delle ferrovie italiane, l'emissario appunto settentrionale, grande lavoro di cui stavo dicendo. E naturalmente poi ci sono i lavori anche a livello al piano campagna, diciamo così, grandi lavori sul fiume che, come vedremo, insomma era un po' birichino, quindi andava assolutamente messo in sicurezza. Questo tema dell'acqua, Firenze e l'acqua, è un tema che assolutamente è centrale da più punti di vista. Ma comunque ingrandimento, risanamento, igiene, la sicurezza idraulica, eccetera, eccetera, dovevano abbinarsi a un nuovo look che la città doveva assolutamente assumere. È una questione di immagine. Certe pittoresche tipicità andavano soppresse. Uso questi termini per dare l'idea della necessità che c'era di purgare la città, sostanzialmente Firenze detoscanizzarsi, cioè doveva perdere certe eccessive tipicità e doveva assumere un sussiego, vorrei usare questo termine, adatto all'unità d'Italia. Quindi bando alle nostalgie, questo è esplicito o implicito l'incarico che Poggi riceve, l'incarico che l'ufficio d'arte del municipio, appunto, con molti personaggi, fra cui Francolini, eccetera, eccetera, ma insomma non entro nel merito di queste cose. Ecco, su queste linee, l'igiene, l'acqua, l'immagine, si sono mossi una serie di studi, di interventi che hanno preceduto e seguito il 150° anniversario di Firenze Capitale e anche, visto che di acqua si parla, anche il 50° anniversario dell'alluvione, insomma molti qui hanno partecipato, no? Diciamo anniversari che hanno perfezionato quella inversione di pensiero sul piano Poggi di cui accennavo. Anche hanno mutato il giudizio, confermato il giudizio, un giudizio più positivo su Poggi, il quale seppe muoversi sul piano di una quantità incredibile di problemi, di scelte anche difficilissime, che comunque andavano fatte, perché questo l'ingaggio era questo sostanzialmente, non è che poteva dire un lo fo. Ah.
Allora, ragionare sulle fortune e le sfortune di Poggi, porre una questione di storiografia può essere interessante, certamente interessante per gli storici, comunque è un pochino interessante anche per ragionare un poco sullo sfondo della città di oggi, sulle scelte urbanistiche che oggi si stanno facendo. L'idea che se la storia proprio il futuro non ce lo insegna, perché insomma sarebbe forse un pochino troppo questo, ma quantomeno la storia ci fa riflettere, di questo credo siamo tutti un po' convinti, no? E ci fa riflettere anche sulla complessità dei problemi. Noi ci lamentiamo della complessità di oggi, dei nostri problemi, no? Ma invece anche allora la complessità era assolutamente attiva e fu affrontata con coraggio e, per citare il Borsi, con una chiarezza di idee che sarà stata anche sommaria, certamente, ma però era abbastanza diciamo in linea con quella che era il pensiero, che era con quello che era la società, la cultura di allora. Insomma, credo che si debba affermare che la più vasta operazione di town design che l'Ottocento italiano ha prodotto, perché in realtà di questo si tratta, a proposito del sussiego borghese, questa immagine a proposito di quello che il convento, diciamo, richiedeva, no? Questa, diciamo, la più vasta operazione di town design che l'Italia ha prodotto praticamente nella sua storia, possiamo dire, certamente nell'ambito dell'Ottocento, è stata tenuta lungamente sottotono dagli storici più importanti, per esempio il Mix, per esempio l'Hitchcock, per esempio il Benevolo, per esempio il Sica. Da storie nazionali come quella di Emilio Lavagnino, per esempio, che è un po', a dire la verità, Lavagnino è un pochino più possibilista su Poggi, oppure da storie come quella di Corrado Maltese, storia interessante, anche raffinata, però Corrado Maltese Poggi non lo nomina nemmeno, per esempio, e anche riflessioni locali, diciamo così, anche autorevoli, anche importanti come quelle di Dezzi, sono certamente non positive. Sono giudizi che sembrano improntati così a una sorta di pietosa nonchalance, a un compatimento quasi per le sorti di un paese che era appena nato, no? E che sarebbe insomma stato vittima di un'arretratezza anche urbanistica, e che vittima delle speculazioni, della rendita immobiliare. Questa sarebbe stata una città assolutamente borghese, come per esempio titolava un libro bello, fra l'altro, come quello di Silvano Fei, è stato uno dei primi libri di Silvano Fei. Ma insomma, ma l'Italia e l'Europa da allora che altro dovevano essere? Non potevano essere qualcosa di diverso. Certamente erano allineate alla Parigi di Napoleone III, certamente non alle idee di Carlo Marx o di Bakunin, per esempio, il quale Bakunin, per l'altro, per la cronaca, era imparentato con uno degli intellettuali fiorentini più fini, Angelo De Gubernatis, perché insomma, ma insomma, queste idee avevano un peso nullo praticamente sulle decisioni da prendere. Idee e giudizi su Poggi e sui lavori di allargamento stradale, di bonifica che contemporaneamente si andavano facendo, non sempre corretti dal punto di vista del restauro, che hanno avuto una persistenza di giudizi negativi fino ad arrivare addirittura a qualche attempato accademico che nei nostri anni 90 si è parecchio impegnato nel insistere su questa negatività, insomma, no? Ma è una negatività storicamente sbagliata, perché evidentemente non si può giudicare, insomma, il contesto era quello che era. Ecco, questa è un'altra, guardate le date, agosto 65, queste sono immagini
immagini di città. Ecco, a proposito di speculazioni, per esempio il quartiere della Mattonaia, la zona di piazza D'Azeglio, tra l'altro un'altra carenza interessante del, mentre l'iconografia della facciata abbonda, conosciamo perlomeno 150 progetti per la facciata del Duomo, le fotografie per esempio su Firenze Capitale sono abbastanza rare, anche questo è interessante, e nulla, ecco. No. La via della Mattonaia. Questo sì, è l'edificio della società anonima edificatrice, per l'appunto di via della Mattonaia, questi erano gli orti cosiddetti della Mattonaia, fra l'altro il Panciati Ximenes d'Aragona, anche questa è una storia che si dirama, lui si sdegna di queste accuse di aver speculato sui terreni, si ritira a San Mezzano a congegnare la sua creatura, insomma ci sono storie che si diramano e siamo sempre in questi medesimi anni, no? Intendiamoci, a Firenze speculazioni si fecero, ma nulla in confronto a quelle che subito dopo furono fatte a Roma, come il vecchissimo libro dell'Italia in Solera ci insegna, no? A proposito di tanti libri, di tante situazioni. L'intervento di Serena, non sbaglio, è il ruolo di promuovere l'investimento. Certo, certo. Ecco, e rileggendo le prime critiche, fa sorridere un poco anche la disinformazione. Per esempio un errore, una disinformazione come quella dell'Hitchcock, per esempio, che riprende dal Mix il dubbio se l'operazione urbanistica sul centro di Firenze fosse stata connessa alla capitale, no? Qui ho messo una bella fotografia a Linari, fra la capitale 1864-65 e 95 ci corrono 30 anni. Oggi non c'entra assolutamente nulla con Firenze Capitale, nemmeno la classe dirigente dell'ufficio d'arte c'entra nulla l'arcone di Piazza della Repubblica come sfondo, diciamo, al monumento equestre del re dello Zocchi, quello che ora è alle Cascine, fatto da Vincenzo Micheli, è datato, cioè una bella data, 1895 sopra, no? E qui non so se c'è tempo, ma su questa fotografia per esempio c'è un'altra storia parallela, tanto per alleggerire un pochino il discorso. Vedete, la fotografia è tagliata, no? È tagliata, ma non è una questione di grand'angolo. È tagliata in alto perché qui si intravede appena un piede dell'Italia. L'Italia è una figura giunonica fatta in cemento bianco come le altre figure, le altre allegorie della pittura. E insomma, i frequentatori di Piazza Vittorio, in questa figura che sormontava l'arcone di Piazza della Repubblica, non ci riconoscevano tanto l'Italia, ma piuttosto la Starnotti. La Starnotti era una celeberrima maîtresse che da tempo aveva lavorato in Mercato Vecchio, evidentemente il giudizio era politico, non era solo una questione. Un giudizio così, diciamo così, efficace, potremmo dire, che non solo la foto è tagliata, ma anche la statua poi è stata tolta, no? Insomma, oltre che poi dopo è stato anche esportato, diciamo, il re a cavallo. Se c'è tempo, poi su questi movimenti di sculture e di cose, magari vediamo anche, ce ne sono altri interessanti, no? E insomma, è come un errore abbastanza comune quello di credere che il centro di Firenze sia stato frutto. No, oggi invece fu assolutamente la terapia che il centro di Firenze oggettivamente richiedeva, però quella proposta d'appoggio era tutt'altra, molto, molto più soft, molto più una strada, solo Porta Rossa, qualche dà un'idea un pochino della strada che Poggi pensava di, e quindi queste cose, lo stesso l'abbattimento delle mura,
Anche qui spesso si dice che Poggi abbatte le mura, ha sbagliato e roba del genere. No, nell'ingaggio di Poggi il fatto di abbattere le mura era assolutamente, lui quella cosa la doveva assolutamente, assolutamente fare. Penso che fosse anche convinto della necessità di questo tipo di operazione. No? Tutta Europa stava facendo queste medesime cose. Anzi, bisogna riconoscere a Poggi il merito di aver conservato le porte, per quelle lui si è battuto. Qui ho messo tanto per dare l'idea di quello che delle parole d'ordine che circolavano in Europa, dare aria, contrastare la scrofola, il colera, questo era quello che in tutti i centri storici diciamo la parola d'ordine che in tutti i centri storici che fosse la vecchia Parigi di Victor Hugo per intendersi o il barrio gotico di Barcellona faceva poco differenza. Barcellona è abbastanza interessante in questo senso, vedete un centro antico più o meno delle dimensioni di quello di Firenze, circondato da questi barualdi, la cittadella, Montjuïc, la Barceloneta, eccetera eccetera, il porto, e questa è la città di prima, è questa più scura, e guardate che razza di ambizioni il piano di Cerdà, in qualche modo Barcellona solo oggi è arrivata a questa dimensione. Quindi le ambizioni che circolavano in Europa erano queste, e nel nome proprio di aprire, di fare aria, di dare regolarità, di dare aria e luce, erano assolutamente le terapie più condivise. Lo stesso si potrebbe dire per Vienna. Qui per esempio una bella immagine del questa viene dalla raccolta Bertarelli di Milano. Qui è la Vienna assediata dai turchi, è una incisione seicentesca. Mustafa II è qui accampato, vedete qui in primo piano c'è il Danubio che spaglia, che crea questo acquitrino, ancora il Danau Canal non c'è, e l'accampamento turco è qui sotto, è messo qui sotto, e vedete anche Vienna è circondata da questa muraglia, da questi fortilizi, tant'è vero che i turchi, gli ottomani non ce la fanno a prenderla, ma si nota in questa il glacis, cioè una cerchia di territori, di terreno inedificato intorno alla città per permettere ai cannoni di sparare a alzo zero, e proprio questa cerchia che poi a un certo punto produce immediatamente prima, negli anni diciamo così di Firenze capitale, produce una delle operazioni urbanistiche più interessanti di tutto l'Ottocento, il famoso ring viennese, il nuovo centro direzionale di Vienna. Vedete che parte dal Danau Canal, il Danubio sta più sopra, come si vede in questa immagine, e il ring che dal Danau Canal al Danau Canal, questa fascia inedificata del ring, è quella che permette la creazione di questo centro. A Firenze non poteva accadere nulla di tutto ciò, non c'erano né i tempi né le risorse per costruire ex novo un Burgtheater, una Votivkirche, per costruire ex novo palazzi per il Parlamento, eccetera, eccetera, no? E nemmeno forse tutto sommato le energie e le competenze per produrre, diciamo, quella famosa Ringschule, quella scuola del ring, che sarà attiva per tutto il secolo fino a produrre personaggi come Otto Wagner, per esempio, che è un Otto Wagner che da Lugano a Milano a Praga assolutamente a fine 800, inizio 900, influenzerà tutta l'Europa. Ecco, eppure se a un certo punto la mattina presto si percorre la città, diciamo questa idea ottocentesca di allargare, di dare spazio, di fare, di liberare, ho messo questa fotografia a Linari perché rende abbastanza bene con gli alberi piccoli, il nostro sindaco sarà contento. No, già. La battuta un po' lassiva, sì. Me la consentite. Ecco. No, questo è un omaggio al
a Mario Bencivenni, che si è molto impegnato nel sostenere appunto la differenza fra un albero grande e un albero piccolo, ma lei che è del comune, insomma. Comunque no, volevo solo dire che a meno della tranvia, appunto, insomma, quest'area, la necessità di abbattere le mura, di contrastare la scrofola, la tisi, di contrastare il colera, perché tutte le città d'Europa, non solo Firenze, pagavano, diciamo, periodiche infezioni di questo tipo, no? È evidente che Poggi era allineato su questa idea. Certo, c'erano anche, a proposito dei lavori del centro, anche i pittori macchiaioli che con grande preoccupazione guardavano questo piccone risanatore. I pittori macchiaioli, insomma, non erano troppo d'accordo, ma insomma, come si dice, più dell'onor poter digiuno, come dice la canzone, e a un certo punto queste operazioni andavano fatte. Eppure, se Firenze non produsse una Ringschule, se non ci furono le ambizioni viennesi e neppure quelle catalane, eccetera, eccetera, insomma, Firenze qualche idea urbanistica avanzata la mise in campo in alcune sue parti, alla faccia di tante critiche, alla faccia di tante accuse. A questo proposito, un'altra incursione nel contemporaneo. Ormai è come sparare sulla Croce Rossa, è come dire l'ovvio, si potrebbe semplicemente osservare che mentre la migliore intelligenza italiana degli anni 60 e 70 era impegnata a criticare Poggi, tutto quello che si era fatto a Firenze Capitale, sono gli anni in cui questa disciplina inizia un totale disfacimento e, diciamo così, si mostra inabile sui territori della periferia, sugli anni del boom economico, producendo tutti i guasti possibili. Certo, non sarà stata tutta colpa degli urbanisti, certo, possiamo dirvi, ma insomma anche i pochi esperimenti interessanti che in quel momento si fanno, penso per esempio all'isolotto della Pira, penso l'isolotto della Pira, un quartiere dove socialità e dove a un certo punto hanno, ci è voluto 50 anni, ci abbiamo messo 50 anni per capire queste cose, perché quando io ero bambino si diceva, sai, sta all'isolotto, con un tono come se avesse avuto la sifilide, insomma, o giù di lì, no, insomma, ecco. Oppure, non lo so, per esempio l'idea Michelucci fu messo in croce perché aveva partorito una sorgane con un'acropoli che risaliva alla collina, ma allora bisognava andare verso Prato, verso Pistoia, eccetera, eccetera, quindi insomma nulla, e sorgane è diventato un po' così il coso delle vanità per certi versi, no? Insomma, ora ci sono anche oggettivamente delle cose di qualità, ma insomma, ma comunque... per esempio Novoli, un'alluvione disordinata sui terreni di San Donato, dei Midoff, della fattoria, nasce una città abbastanza invegna, ma c'è di peggio, perché le villette di cui si parla tanto oggi, con i giardini, i cancelli, i rami di plastica, le fontane in cemento bianco, eccetera, eccetera, insomma, se si esce fuori, non lo so, da Quarrata a Firenze per la strada normale, uno si sente male, perché io sono convinto che questa non campagna, questa non città, sono anche convinto che se il mondo può salvare qualche bellezza, pensavo che ci sarebbe stato il Rombai, e allora si poteva dire magari salvare la campagna dei Bagnarripoli, oppure se la bellezza possa salvare il mondo, francamente non lo so, però sono sicuro che quella non città e quella non campagna, oltre a
guastarci il gusto, ci guasta la salute e ci guasta anche l'orgoglio di essere cittadini, perché questo è quello che è stato fatto, no? La capitale, appunto, per tornare a noi, fu una tazza di veleno, e anche per Poggi, naturalmente, come dicevo, il quale dovette difendersi, perché a un certo punto, quando la capitale trasmigra a Roma, gli piovono addosso già allora colpe, per esempio, di aver condotto lavori di puro lusso, di aver causato il fallimento delle casse comunali, di essere stato lui a aprire la famosa questione di Firenze. Insomma, si trova praticamente a essere capro espiatorio di una situazione, di uno dei primi drammi economici nazionali, perché questa è la questione di Firenze, fu, e per metabolizzarla ci volle molto tempo. L'autodifesa di Poggi, subspecie di una composta relazione stampata da Barbera nel 1882, quindi solo nel 1882, perché un po' ci mise a scriverla il Poggi, una relazione un po' notarile, un po' puntigliosa, certamente uggiosa, cercava di spiegare i fatti, questa relazione, le derive, le responsabilità, cercava di spiegare in un modo semplice chi aveva fatto cosa, dar conto delle cifre stanziate, di come erano state spese, quindi una relazione puntigliosissima, eccetera, eccetera, troppo complicata sta relazione, una discolpa troppo complicata per tutti quei lavori che avevano rifatto una città, e era assolutamente difficile distinguere poi quelle che erano le responsabilità dell'ufficio d'arte del municipio, appunto, cui competeva in queste la parte bianca che sta intorno, cioè gli interventi, gli allargamenti stradali, che furono un'infinità, quelli potrebbero essere oggetto, sono stati oggetto di molti scritti, di molte cose. E distinguere, appunto, da quella che invece era l'opera di Poggi, dei collaboratori, era difficile, naturalmente, rientrare dalle ambizioni, richiudere anche le buche, perché Firenze è una città tutta sottosopra. Dopo ci sono delle fotografie che fanno vedere. Comunque, in buona sostanza, Firenze non è stata una capitale mancata, come qualcuno ha scritto, casomai una capitale interrotta, questo sì. Dicevo che il primo a congegnare un racconto equilibrato di questa vicenda è stato, appunto, il Franco Borsi, con la nota monografia del 70. Borsi, a un certo punto, con qualche anticipatorio disprezzo nei confronti dei suoi colleghi urbanisti, disse: l'unico Poggi, l'unico urbanista moderno che Firenze abbia avuto, no? Quindi vedete che queste mie critiche non è che sono così gratuite. Perché Firenze capitale è anche ancora atterrita nel 64, quando Poggi ufficialmente comincia a occuparsi della città, dall'alluvione che vent'anni prima aveva fatto un disastro, il torrentaccio rissoso che qualcuno, come Mark Twain, dice si può attraversare a piedi, era abituato a Mississippi, l'Arno gli pareva poca cosa, aveva travolto mezza città all'Arno. Questa famosa carta, vedete, è stata ovviamente parecchio diffusa in occasione dell'alluvione del 66, e fa vedere come c'erano stati parecchi danni, non solo, ma giusto per ribadire la situazione, e a proposito di date collimanti, la data, il 6 novembre del 64, l'Arno dà di fuori un'altra volta, un'alluvione meno nota, ma tanto basta per ribadire il fatto che peraltro, insomma, l'unità d'Italia è tutta un po' bagnata. Guardate un po' questo, siamo nel dicembre del 70,
e quindi anche il Tevere da di fuori, e quindi questi problemi rimarranno all'attenzione. Ma prima ancora di una decenza sabauda, prima ancora della bonifica del Borgo Pitiglioso, ecco, era questa fotografia che dicevo, non si vede la data, ma siamo nel 72-73, vedete, è una città, questo è il Lungarno della Zecca, si vede la terra, i grandi lavori 71-72, quindi la capitale è già stata trasferita a Roma, ma insomma la città è in queste condizioni, bisognava chiudere le buche in qualche misura, no? Ecco, e questa fotografia del Sommer, fatta proprio, è abbastanza bella questa fotografia, che fa vedere una collina di San Miniato senza ancora piazzale, fa vedere Lungarni in costruzione qui nel giardinetto, il ponte alle Grazie con le casette ancora sulle pile e il famoso Borgo Pitiglioso, e qua si intravede quella passeggiata, cosiddetta passeggiata degli acquedotti, che si vede molto aulica in questa immagine dello Zocchi. Era privata la passeggiata degli acquedotti e tutta questa parte di città viene rifatta, non benissimo, perché quel Lungarno francamente è abbastanza algido, abbastanza bruttino, ma poi magari, ma non lo fa Poggi, lo fa Cannevari, lo fa Del Sarto, quindi che erano appunto ingegneri del comune, operavano tra quel impiegati dell'ufficio d'arte del municipio. Dicevo idee sommarie. Il fiume, come a Londra e come è a Parigi, è anche l'elemento ordinatore della città. L'idea portante dell'ingrandimento sulla riva destra è quella, appunto, con sostituendo le mura con quelli che già allora si chiamano boulevard, di dare la stura a una città impiegatizia, medio borghese, con le piazze, Beccaria, eccetera, eccetera. L'idea invece per la riva sinistra, oltre ai nuovi doppi Lungarni di Levante, le fotografie che abbiamo visto prima ce ne hanno mostrato appunto quei lavori, c'è l'idea portante dalla riva sinistra, appunto, è quella di una elitaria, altoborghese città-giardino che si sviluppi sulle colline. Questa è un'idea urbanistica a un certo punto originale. È il famoso Viale dei Colli, ma in questa carta non solo si vede il Viale dei Colli, circa 6,5 km del Viale dei Colli, ma si vede anche tutto il percorso, compreso quel viale di Bello Sguardo, cioè sostanzialmente una città giardino che parte dal ponte ex San Ferdinando, ponte di ferro, in piazza Ferrucci per intendersi, sale su a San Miniato, sale fino al piazzale Galileo, scende fino a Porta Romana, ma contemporaneamente dal piazzale Galileo attraverso il viale Torricelli c'è un altro viale, sono circa oltre ai quasi 6 km dell'attuale viale, ce ne dovevano aggiungersi altri 4,5 km del viale di Bello Sguardo. Se ne trova traccia non solo nel viale Torricelli, ovviamente, ma se ci fate caso, dall'incrocio fra viale Torricelli e viale del Poggio Imperiale, a un certo punto c'è una strada che si chiama via Benedetto Castelli, che serpeggiando sbuca proprio a Sangaggio, e quello è quel poco che fu fatto in un sulla base di questo progetto. Un'idea, come è stato osservato, per esempio Morolli ne ha scritto, Renzo Manetti ne hanno scritto, un'idea urbanisticamente felice, questa della città giardino,
e precoce rispetto alle soluzioni di città giardino che furono date poi da Howard e da altri a fine secolo. Elitaria certamente, quanto si vuole, non c'è dubbio, una città giardino appunto come che è rappresentata nonostante l'interruzione della capitale da tutta la zona di Porta Romana, perché la zona di Porta Romana è un esempio della città giardino che Poggi aveva in mente. Mi sono fatto personalmente l'idea, e questo non è così scontato, che Poggi anche nel regolamento edilizio, quelle servitù attive e passive che sono rimaste inedite nell'archivio di Stato e nelle cose che lui dice poi nelle sue lettere che per cura dei nipoti furono editate in morte di Poggi, insomma, che Poggi si sia diciamo così informato anche. C'è un precedente, secondo me, al Viale dei Colli Fiorentini, oltre ai viaggi che Poggi aveva fatto a Londra, soprattutto a Parigi, eccetera, eccetera, c'è un episodio napoletano, la collina del Vomero, Enrico Alvino con altri suoi colleghi negli anni 50 aveva tracciato appunto questa strada chilometrica che insomma costeggiava il Vomero e era stato scritto un regolamento: la vista del mare da questa strada è l'attuale corso Vittorio Emanuele a Napoli, oggi urbanizzato, disastrato in 3000 modi, ma allora ecco, siccome Alvino e Poggi si erano incontrati più volte fino dal 61, è molto probabile che la città più popolosa d'Italia, l'architetto più importante di Napoli, avesse colloquiato con Poggi circa questa, avesse raccontato a Poggi di questa esperienza e che questa esperienza in qualche modo abbia contribuito a questo discorso. Una città giardino che Poggi poi proverà a riproporre a Genova, per esempio nel quartiere Cadignano, anche lì abbastanza travolta da condomini altissimi come ci sono a Genova, proverà a proporla a Sanremo, insomma parzialmente verrà accettata, ma insomma quindi non era questa storia così gratuita, insomma il vecchio Poggi si impegna parecchio. Che la città giardino del Viale dei Colli fosse una cosa altoborghese aristocratica ovviamente non c'è dubbio, no? Specialmente c'era una domanda in questo senso, Poggi lo dice, specialmente gli anglofiorentini amavano stare in collina e le colline addosso alla città erano un luogo assolutamente più interessante. È parte del target previsto per Firenze Capitale, assolutamente sì, no? Del resto anche ecco qui alcune immagini, vedete per esempio la zona di Porta Romana in una pianta di allora, vedete quante, è una città giardino vera e propria, questo è il viale e questo per esempio fatto da Rossi Comparini perché Poggi non voleva coinvolgersi direttamente, ma è quella villa Oppenheim era uno dei finanziatori di Suez, quindi insomma personcine banchiere, imparentato con i Fenzi e via dicendo. È una bella fotografia questa che fa vedere un po' di cose, no? Ecco, questo era il profilo. Stavo dicendo che del resto, in quanto anche la società anonima edificatrice che sulla carta doveva occuparsi di abitazioni popolari, diciamo così, fra virgolette, anche qui si faceva dello spirito, si diceva da queste case popolari si sentiva suonare pianoforti, no? Non erano propriamente, e questa vi sto mostrando la prima, quella fatta addirittura dalla società anonima edificatrice nel 48, è quella che sta lungo il viale Strozzi, per intensi il primo esperimento, insomma ci sono anche esperimenti precedenti non costruiti, del Rosso per esempio, ma insomma non entriamo in queste cose qui, però come avete visto prima
lì alla mattonaia, diciamo questo modello edilizio viene esportato a Firenze Capitale in più zone, se ne fanno 7 o 8 di questi grossi blocchi, ma appunto questi blocchi non sono destinati alla popolazione povera, non sono popolari in senso vero della casomai ecco, c'è un altro episodio, e non anche questo rimosso completamente dalle storie, i ceti popolari stavano nelle mille case in legno e ferro, costruite fuori San Frediano e costruite molto fuori Porta Santa Croce. Il Guidotti, che era il responsabile della società anonima edificatrice, va apposta a Londra, viene incaricato, va dai Cubit a comprare queste case prefabbricate, che non sono gloriose, bruciano, forse anche l'incendio è doloso. Però a proposito di schegge che si dipartono da Firenze Capitale, questa è abbastanza carina, perché sono gli anni del Gold Rush californiano, sono gli anni in cui l'Inghilterra, questa è una storia di grande interesse, l'oro in California, l'Inghilterra si arricchisce costruendo case prefabbricate e spendendole in tutto il mondo, dall'India all'Australia. San Francisco è un luogo di baracche, l'invenzione del corrugated iron, della lamiera ondulata, quella che noi chiamiamo la lamiera ondulata, data da questi anni, e appunto Guidotti va a Londra, acquista 1000 di queste case che vengono, queste servivano. No, questo ho trovato questa immagine, come vedete, nel giornale del Genio Civile, è una rarità, rimosse completamente, ovviamente. C'era anche una parte di sotto che fa vedere la lamiera corrugata, ma insomma l'ho tagliata, se no si vedeva nulla. Quindi questo dimostra che cosa? Una classe dirigente, a un certo punto c'era questa massa di persone che doveva costruire, impegnata in tutti questi lavori, dove li mettevi? Certamente fuori Firenze, ma anche in queste case. E quindi la classe dirigente sfrutta la più moderna tecnologia, la prefabbricazione che 10 anni prima, nel 51, era stata glorificata così dalla cattedrale del Crystal Palace, no? che era tutto prefabbricato, e quindi in qualche modo, ecco, il Crystal Palace è la parte emersa di questo commercio. Devo dire, in occasione di un lavoro mi è capitato di documentare il numero delle tonnellate di queste robe spedite dai porti inglesi verso i porti del Nuovo Mondo, tra l'altro triplicavano di valore dal porto di New York a San Francisco queste case, quindi c'era un commercio vivacissimo su queste storie. Dicevo che Poggi non si considerò un grande architetto, mediocre genio inventivo, laddove appunto il genio inventivo stava per capacità di disegno, di composizione, no? Però alcune sue immagini di città, la fortezza per esempio, l'Étoile di Piazza Beccaria che abbiamo visto prima, perfino certe, vedete, questo è un esempio di documenti che si trovano all'archivio di Stato, no? Sono brogliacci, sono cose, ora visto oltretutto è anche un microfilm, perché questi non si possono vedere dal vivo, sono microfilmati, quindi la fotocopia di un microfilm, comunque i disegni, francamente sono disegni di studio, di lavoro. Ecco, questi disegni di lavoro producono la Toten Insel, producono uno dei messaggi più importanti. Questa è una delle versioni appunto dell'Isola dei Morti di Böcklin, il Böcklin che fra l'altro in cui c'aveva lo studio proprio di fronte a Piazza Donatello, di fronte all'Isola dei Morti, dove fra l'altro aveva sotterrato la figlia piccola. No? La città dell'Ottocento offre questi, ci sono due spunti, certamente questo di Böcklin è importante e certamente la facciata del Matas di Santa Croce, che nell'11-12 provoca sostanzialmente la metafisica,
di Giorgio De Chirico, illuminato da quella immagine, ecco, la città dell'Ottocento è capace anche di dare questi stimoli qui, no? Quindi il valore paesistico del Viale dei Colli viene subito apprezzato, la guida del Carocci per esempio nel 72 ne dice meraviglie, anche se il Carocci non nomina il Poggi, insomma l'attribuisce tu cura al Peruzzi, come passeggiata a piedi e in carrozza naturalmente, non come idea urbanistica residenziale, questo l'equivoco anche, anche se appunto in più parti dei suoi appunti Poggi esplicita questa idea di città giardino, una città giardino poi che paga il prezzo naturalmente delle cose che abbiamo detto. E nulla, il medio Ottocento, le rampe, il piazzale intitolato a Michelangelo, qui naturalmente su questa, qui bisognerebbe chiamare in causa per esempio i fascicoli di storia dell'urbanistica toscana, gli scritti dell'Orefice, dello stesso Rombai, del Corsani, della Rombi, insomma tutti i nostri amici coinvolti anche parecchio in queste chiacchierate, insomma hanno dato contributi assolutamente puntuali su questa cosa, no? E naturalmente sono cose che avvalorano il piano Poggi. A proposito del piazzale, si potrebbe anche dire che il piazzale in sé non è bellissimo, sta spianata in quota, non è in realtà irresistibile. Comunque è interessante. Ecco, è interessante riflettere un attimo sul cambiamento di forma che il piazzale subisce. Qui vedete ancora non ci sono le rampe, c'è una strada interessante che mi riprometto di studiare, che è rimasta assolutamente sulla carta, che parte dall'Arno e arriva su sul viale. Ecco, il Poggi si avvale, insomma c'è tutta una, a proposito di cose che si sommano l'una con l'altra, per esempio i movimenti di terra che Falcini fa per il cimitero di San Miniato, il piazzale si avvale di questi movimenti di terra, non solo, ma poi le carte dimostrano che a un certo punto la famosa tenaglia del Bellucci di San Marino, a un certo punto Poggi nel disegnare il suo piazzale trova queste muraglie, le riempie con la terra del cimitero e quindi la forma del piazzale dipende da queste cose. Poggi credeva che fossero le fortificazioni michelangiolesche, in realtà sono fortificazioni cosimiane, più tardi, eccetera, ma insomma questo determina la forma del piazzale. Da partire dal 68-69 più ragioni, anche qui c'è una certa complessità, motivano le rampe. Come più breve discesa al fiume e allungarlo, forse con la volontà anche di muovere e di articolare quel paesaggio del Lungarno, francamente un pochino uggioso, un pochino triste del Lungarno Serristori, no? Forse anche di decongestionare, sanificare il Borgo Pitiglioso, cioè quel quartiere poverissimo di San Niccolò. E anche quello, forse la ragione anche di nobilitare un pochino l'altra riva, perché nel progetto che abbiamo visto prima c'era un Poggi che sui pratoni della Zecca aveva visto il grande stabilimento balneare, no? E quindi di fronte allo stabilimento, non so se ho rimesso la foto, sì, ecco, vedete che di fronte al
ecco il tema dell'acqua, qui c'era praticamente una piscina, una grande piscina che prendeva l'acqua dell'Arno, insomma c'era tutto un sistema idraulico, il rifiuto della piscina andava a lavare quell'emissario che abbiamo visto prima e quindi la cosa era abbastanza complessa. Vedete sullo sfondo c'è San Miniato e un tratto di campagna che forse andava un po' nobilitato, no? Quindi lo scopo delle rampe era un poco anche questo. Qui a un certo punto ho messo un po' di materiali sulle rampe. Le rampe con questi tre edifici che Poggi disegna, si potrebbero paragonare le rampe al Parco Güell, così Borzi così introduce leggermente fra le righe un pochino questo discorso. Certo, Gaudì dialoga con altri ingredienti e soprattutto Gaudì opera 60 anni dopo. Poggi non ha la fantasia liberata di non può avere la fantasia liberata di Gaudì. Eppure però a contatto con la natura vedete anche c'è un elemento che potrebbe mettere un po' in comune, si potrebbe dire con la Lara Vincamasini che il Parco Güell in qualche modo ha degli spunti buontalentiani. Ecco, anche Poggi ha degli spunti buontalentiani alle prese con questa discorso, e questa non a caso la piazza sotto è stata intitolata all'architetto, insomma, no? Che si chiama oggi Piazza Poggi. Ecco, questi grossi bugnati che contornano la bellissima torre trecentesca, ancora priva, vedete, dei merli, le rampe. Ecco, e qui ho messo un poco di immagine, commento solo le immagini lasciando stare i miei appunti. Questa è una raffinatezza. La collina di San Miniato è interessante anche dal punto di vista geologico, perché tutta la collina, il Buontalenti ci aveva lasciato i genitori nella frana delle rovinate, no? Come è noto, e tutto quel versante lì è critico. Ecco che nelle vasche, nelle rocce del secondo ripiano, Poggi lascia in vista, fra Capelvenere, piante acquatiche, eccetera, eccetera, lascia in vista questa giacitura del galestro e delle argille, in modo tale da render conto, diciamo, di questo discorso. Ecco, Poggi si lamenta anche della mancanza d'acqua. L'instabilità della collina fa sì che il lago che lui aveva previsto di fronte a quello che doveva essere il famedio di Michelangelo, che poi è diventato il ristorante La Loggia, c'era una vasca più grande, la quale però non tiene perché la collina si muove, e quindi lui è costretto a fare una vasca più piccola e quindi manca l'acqua per la caduta, diciamo, in basso. Ecco, 150 anni dopo, nel recente restauro, rifacimento delle rampe, fatto dalla Cassa di Risparmio con un art bonus, sono stati scavati dei pozzi che vanno 100 metri sottoterra e l'acqua risale, e quindi le rampe sono state con una soluzione diversa da quella ovviamente prevista da Poggi, ma sono state restaurate anche dal punto di vista acquatico. Io mi fermerei qui, anche se c'erano altre schegge, per esempio, da chiamare in causa, tipo tutti i movimenti del David, il David che dall'Arengario di Palazzo Vecchio con una ferrovia viene trasferito in San Marco, o il David che invece dall'esposizione di Parigi del 67 viene regalato al comune e trasferito nel mezzo della spianata in quota del piazzale, e ovviamente il Davide così non può stare. Ecco che allora Poggi si impegna a congegnare le creature medicee sul piedistallo, cioè una bellissima storia, e bellissimo anche il dibattito in consiglio comunale sul fatto che se sia preferibile la galvanoplastica o invece la cera persa che Clemente Papi, il fonditore, voleva. Insomma, le storie che si diramano dal piazzale
dalle rampe, da tutta Firenze Capitale, sono veramente infinite, quindi insomma direi che basta. Quindi.